quintetto solito con la vecchia guardia di Cantù, quindi Beccallo, Gains, Torton e Storrock, aggiunto l'uomo che arriva dal freddo, no? Così abbiamo deciso di chiamarlo Johnson a presidiare le plance per quanto riguarda ovviamente l'Oregon Scientific. Dall'altra parte, scelte obbligate per Carmenati, allenatore di Fabriano, che è qui con 6 giocatori più 4 ragazzini, e quindi campo con Gattoni a gestire i ritmi, Hallett e Porter come principali opzioni offensive sul perimetro, e poi sotto le plance Clark e Turner. Turner che è una vecchia conoscenza del campionato italiano, una vecchia conoscenza anche qua del Palasport Pirelli. Era un giocatore che tra l'altro un po' di anni fa volevano quasi contattare, poi la cosa è sfumata e adesso si ricomincia. Dunque questo 48esimo campionato per Cantù in Serie A, è iniziato nella 54-55, poi un'opzione un anno in Serie B e poi sempre Serie A, Serie A 1 tranne quella parentesi da 2. La prima palla di Cantù per Johnson con Torton, va in percussione Ponte Torton e i primi 2 punti sono proprio suoi. 2-0. Il poeta va a mettere i primi 2 punti di questo campionato dopo neanche 10 secondi. Dunque Cantù, come ha detto Pietro, in campo con Jerry, Dinamite Pura, McCallof, con Buzzi, il poeta, Torton, l'uomo pietra, Sean Storrock, con l'uomo venuto da freddo, Jonten, e con lo zio Sam Hines, canestro di Gattoni intanto in fase offensiva. In attacco subito pallone per Jonten, McCallof, buona circolazione di palla, finta tiro da 3 punti, è l'uomo di pietra, poi il pallone per Jerry McCallof, il fallo fischiato a Gattoni per blocco irregolare per aver spinto via il blocco regolare di Storrock. Ricordiamo quali sono gli arbitri di questa partita, sono 3, i signori Borroni, Seghetti, Cicori. Un'innovazione quella dei 3 arbitri, Pietro, che secondo te può portare qualcosa di buono o è solo fumo negli occhi? No, può portare qualcosa di buono, in Eurolega ci sono, quindi l'importante soprattutto è che riescano a fare, intanto c'è un tiro da 3 punti di Cantù sbagliato, arriva Ice, recupera il rimbalzo offensivo. Diciamolo subito, Fabriano sotto canestro è ben poco. Storrock da 3, è fuori il tiro. Quindi rimbalzo per Fabriano, 2-2. Dicevo degli arbitri, 3 arbitri, se riescono a gestire bene la partita e a essere equilibrati, è sicuramente un segno di garanzia in più. Sicuramente. In avanti Fabriano. Pallone per il numero 9, DeAndre Hewlett. Rimessa per la formazione che attacca, la formazione ospite, una formazione alle prese con crisi societarie, squadra allenata da un tecnico con grandissima esperienza come Roberto Carmenati. Intanto Hewlett la va a mettere da 3 punti, Cantù subito in attacco col pallone per Semais, una buona idea, un bel gioco a 2, Jonsen, Ice, e la velocità è ovviamente l'arma che Cantù deve usare. È l'arma più importante insieme a questo signore che va a realizzare il suo 4° punto personale, porta Cantù a meno 1, Buzzi Torton. Dicevo che Jonsen comunque in queste prime battute mi sembra molto mobile e potrebbe davvero creare tanti spazi sotto canestro, questo è importante per le percussioni di Storrock prima, ma soprattutto di Semais. Ecco, sarà interessante vedere Jonsen in difesa. È molto magro il ragazzo, vediamo se riuscirà a essere bello possente. Tanto palla colpita con il piede da Gattoni che protesta, Massimo Gattoni, playmaker. Fallo tecnico per Massimo Gattoni, playmaker di 33 anni, c'è subito il cambio chiamato da coach Carmenati, che ha fatto il secondo di Karim Abdul-Jabbar, quindi non lo fa da poco. Fuori Gattoni, dentro il numero 5 Roberto Nunez, spagnolo. Intanto ancora Cantù, li vediamo i ragazzi con questi mini time out in centro al campo che sono state la prerogativa dell'anno scorso. Questa coesione è l'arma vincente di Cantù. Intanto strano il nervosismo di Gattoni, perché è un uomo di 33 anni con tanta esperienza in Serie A, quindi è stranissima questa sua reazione. Ce l'aveva già con gli arbitri quando è uscito dal blocco con Storrock che gli hanno fischiato il primo fallo, quindi è un po' di nervosismo di una Fabriano che, ricordiamolo, praticamente si è salvata durante l'estate perché stava praticamente quasi scomparendo. E intanto signor Buzzi Torton
scava il primo break. 8 a 5 il punteggio, 7 punti per Tortore, 1 a 6 Weiss. 7 punti per Bootsy Thornton, grazie a Carletto Orio che come sempre anche quest'anno ci terrà informati sullo scout personale dei giocatori. In avanti proprio il nuovo entrato Nunez, cerca un compagno libero, lo trova in mezzo all'area con il numero 10 Ira Clark, che commette però infrazione di passi. La palla torna nelle mani di Cantù, rimessa affidata a Sam Hines. Verifica se il pallone è sudato o meno, se Mainz la dà alle sapienti mani di Jerry Dinamite Pura McCullough, che chiama lo schema, uno basso, pollice verso per Jerry, pallone sotto per Sean Storrook che non arriva. Storrook che è stato il giocatore più amato della scorsa stagione anche per i suoi numeri da circo, in senso positivo, con balzi pazzeschi, andare a inchiodare la palla nel canestro. Io stavo guardando la difesa di Cantù, che mi sembra lottare molto bene sulla percussione, comunque sulle iniziative di Fabriano, e questo è un buon segno, visto che la squadra, una grande squadra, parte, deve partire sicuramente dalla difesa. La difesa è buona, in attacco adesso Heinz ha sbagliato un canestro facile, ma fa parte del gioco. L'importante è che difenda bene in questi primi frangenti Cantù, sempre difendere come l'anno scorso. Attacco, c'è Turner che chiama la palla, vediamo la difesa di Johnsen. Johnsen che riesce a tenere lontano Turner, ma spingendolo, quindi c'è il fallo. Giusta la chiamata arbitrale, anche se Johnsen dice agli arbitri Turner mi ha tenuto. Vediamo cosa decide. La rimessa laterale per Fabriano. Turner era, non aveva ancora cominciato l'azione di tiro. Primo fallo di squadra per Cantù, primo fallo per Johnsen, non ci pensa due volte Turner, tiro però sballato, parte il contropiede per Storrook, per Sam Hines che non va. C'è però il fischio, con il fallo fischiato a Johnsen, onestamente non ho visto. Pietro Terragno dice sì perché ha spinto, ha dato proprio la spinta per cercare la posizione, rimbalzo, e quindi è arrivato cambio, e sta per entrare l'uomo che, lo diciamo subito, la prima partita è l'uomo e sarà l'uomo decisivo quest'anno per Cantù, Marcelo Damião. Perché? Perché fisicamente è l'unico sotto canestro che può avere qualche area degli spazi in attacco e soprattutto in difesa, può marcare giocatori fisicamente ben disposti. E poi perché, arrivando a 27 anni, diciamo che questa potrebbe essere davvero la sua stagione decisiva, soprattutto in prospettiva nazionale, perché tra non molto ci saranno gli europei, e quindi Carlore Cacati potrebbe anche fare un pensiero al pivot di Cantù, il quale intanto va subito a recuperare un bel pallone, poi lo perde, ma vuol dire che con la testa c'è, vuol dire che con la grinta c'è. E quello di Marcelo sarà davvero un campionato importante, molto dipenderà da lui. Non carichiamo di responsabilità, però sicuramente la società crede molto in lui. Quest'anno avrà parecchi minuti, quindi diventerà sempre più determinato. Beh, ma è giusto anche caricare un po' di responsabilità a un giocatore importante. Palla aperta intanto da Sam Hines, con Fabriano che non spinge, non cerca subito l'affondo, poi va in una difficile penetrazione in mezzo a tre uomini, ma va a prendersi un buon fallo il giocatore statunitense Ira Clark. C'è il primo fallo per Jerry McCullough, andato a cercare toccare il pallone a Clark, che ora andrà in lunetta con due personali. Terzo palo di squadra per i ragazzi. 8 a 5, un punteggio ormai fermo da tanto tempo, si muove ora la retina. 8 a 6, più 2 per Cantù, con ancora un tiro libero aggiuntivo per Ira Clark. Secondo personale a segno. 8 a 7, punteggio, 5 e 58 da giocare, 4 basso, chiama lo schema Jerry McCullough per Cantù, che errore è stato Jerry, l'entrata di Jerry a canestro di Jerry McCullough, grande entrata di Jerry. Cantù, Pietro, che Stefano Sacripanti dice non essere in grandissima forma atletica, non avere ancora tanto il fiato, quegli errori di Hines forse sono proprio sintomo di questa preparazione non ancora al meglio. Beh, anche la fluidità di gioco non mi sembra al top, ma ci mancherebbe altro, voglio dire, siamo la prima giornata, quindi certi meccanismi, anche se la squadra è sempre la stessa, devono essere oliati, perché
ci vuole del tempo sia per la preparazione fisica, ma soprattutto proprio per un meccanismo perfetto e oliato come era quello dell'anno scorso dell'Orgo. Intanto c'è Fabriano che mi dà l'impressione che in attacco stia facendo molta confusione per trovare i vari giochi e soprattutto stia cercando di vivere soprattutto su manovre individuali piuttosto che gioco corale. Questo alla lunga potrebbe essere importante per l'economia della partita, quindi voglio dire, per Cantù dovrebbero esserci meno problemi se Fabriano continuerà a giocare in maniera così individualistica. Sean Storrow che ha commesso il primo fallo, quarto di squadra per Cantù, che inserisce il bonus, mamma mia, grande tap-in di Ira Clark con questo schiaccione, tanto di cappello, bel gesto atletico di Clark con ora Cantù in attacco, McCallop, Buzzi, Thornton, l'entrata di Buzzi, fuori per Sean che rigioca palla 2, perde palla, lascia un altro contropiede facile, palla sporcata da Sam Hines, bravo lo zio Sam. Fabriano che sta facendo vedere comunque delle belle cose, Pietro, facendo vedere delle belle cose sempre a livello individuale, perché a livello di squadra non c'è un gran gioco e Cantù sta cercando forse un po' troppo lo spettacolo, nel senso che sta cercando un po' troppo il gioco bello per la platea. Prima dovrebbe mettere al sicuro il risultato e poi eventualmente fare questo, ma non è una meta quasi, sicuramente una squadra spettacolare come l'anno scorso. Quest'anno, questo inizio di partita, ma sono poi i primi 5 minuti del campionato, insomma, non è ancora alla perfezione. Vediamo se continuando, soprattutto con i minuti, ma soprattutto con il gioco, Cantù può venirne a capo di questa Fabriano, che in questo momento sta riattaccando nuovamente la difesa di Cantù, disposta a zona. Cantù a zona, c'è Buzzi che vorrebbe l'inversione di passi, contropiede con McCallum che la dà Thornton e poi ancora McCallum, bella azione a due, ancora una volta un passaggio in più, questa volta però era il passaggio giusto. Beh, lo facevi giusto anche tu Paolo, dai, erano sotto. Tranquilli, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che la squadra c'è, la squadra sta veramente cercando di trovarsi, passi intanto. Passi grossi per la casa, bravo Cicori a fischiare questa cosa. E soprattutto quello che vorrei continuare a sottolineare è che la difesa di Cantù sta lavorando bene e questa sicuramente è una gran bella notizia. Forse la più bella in questi primi 5 minuti e mezzo di gioco. Sì, mi sembra anche abbastanza aiutata da un attacco di Fabriano non lucidissimo, però in effetti la lucidità dell'attacco spesso dipende dall'aggressività della difesa. Quindi vedremo con proseguo della gara se è più un demerito di Fabriano o più un merito di Cantù. Cantù che ha più 4 lunghezze, 4 e 11 da giocare, c'è Storrow che vola per terra con l'arbitro Seghetti che chiama il fallo a Chris Porter, secondo fallo per l'ala statunitense, due falli anche per Gattoni, quarto fallo di squadra per Fabriano che esaurisce quindi il bonus. Rimessa laterale per i ragazzi sacripanti, si asciuga il parquet e Thornton è andato a dire qualcosina all'orecchio a Sam Hines, sicuramente qualche schema offensivo. C'è Storu che riceve, grande palla per Sam Hines, c'è l'impressione di passi fischiata a Sam Hines che Pietro dice di sì, io onestamente non guardavo, stavo guardando più che altro lo sviluppo della partita. A me dava l'impressione che sia stato un passo di partenza, però potrebbe anche essere un'impressione mia così. Fatto sta che Damiao, comunque, questo corridoio è stato creato da Marcelo Damiao che sotto ha aperto gli spazi. E questo vuol dire quanto è importante, come lo dicevamo prima, no? Quanto è importante Marcelo Damiao nel contesto di questa squadra. Intanto da 3 Fabriano. Rimbalzo ancora della squadra delle Marche, poi rimbalzo lungo per Buzzi, torto per Jerry McCallog, ha davanti a sé un'autostrada, prima rallenta poi accelera, va a cercare canestro e fallo, trova solo fallo e poi due tiri liberi. Eh sì, due tiri liberi con un Sam Hines che al momento sembra essere il giocatore di Cantù con qualche appesantimento in più rispetto agli altri. Un'infrazione di passi abbastanza banale, ma Sam è il giocatore che ti fa questi errori ma poi ti risolve anche delle partite intricatissime. Buono il primo di Jerry McCallop, sesto punto per Jerry Dinamite Pura, settimo punto
migliori marcatore dell'incontro sono Jerry e Gutti Thornton con 7 punti cada uno. Davanti Fabriano. Nunez cerca un compagno libero. Provano sotto adesso con Turner, vediamo la difesa. Fuori la palla al numero 10, Clark, ancora Clark, prova l'entrata, poi la da fuori. Turner dall'angolo, sbaglia e c'è il rimbalzo. Il rimbalzo del numero 9, Hewlett DeAndre. L'arbitro Seghetti chiama il fallo a McCullough. Forse qui c'è un pizzico, un filo di severità. Visto che Jerry era con mani basse e testa bassa, sorclassato fisicamente, come è ovvio, dal più alto e più agile avversario. Ma io stavo guardando che tu stavi parlando, stavo guardando cosa diceva Sagripanti, perché stava cambiando McCullough, poi al tavolo gli ha detto che non potevano cambiare, alla fine si è giustamente arrabbiato. Allora il cambio dentro Cristiano Pazzi, l'uomo che ha vinto lo scudetto quando era giovane con Caserta. Ed è un playmaker molto ragionatore, anche questo sarà uno dei giocatori sui quali posare gli occhi, perché rispetto a Ryan Hoover sicuramente dovrebbe avere meno punti, se vogliamo, visto che Ryan Hoover era il cambio l'anno scorso di Jerry McCullough. Ma è un giocatore che dà ordine, dà geometrie di gioco, dà precisione nei passaggi e precisione dei giochi, questo è importante. Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche, ma questo non dipende dal, non è solo per lui, ma diciamo per tutti i giocatori del campionato italiano di pallacanestro. Però sicuramente è un giocatore sul quale davvero puntare molto, perché è davvero bravo. Pazzi la da Stonrook, palla persa poi recuperata dall'uomo di pietra Thornton. Cristiano Pazzi richiama palla, c'è Heinz da quest'altra parte. Samuel che poi prova l'entrata fuori per la tripla di Marcello degli anelli, va in uno dei suoi numeri che fanno parte del suo repertorio, la tripla. Damiao, che è un giocatore stranissimo, che è capace di mettere la tre, stoppone intanto di Damiao e rimessa per Cantù. Dicevo che Marcellino è capace di metterla da tre punti e poi magari sbaglia i tiri liberi. È il bello di questo giocatore, un giocatore strano, un giocatore importantissimo, un giocatore capace anche di infiammare la folla e di dare il là a questo break importante per Cantù. 18-11 più 7 lunghezza, 2:33 da giocare alla fine del primo quarto. Sai Paolo, quello che dicevamo prima, allora Damiao ha creato, al di là della bomba che vabbè è un tiro che come tutti gli altri da tre punti va a canestro, va bene, ma ha contenuto fisicamente Turner e questo è ha creato chiaramente sotto canestro meno pericolosità, meno fisicità a Fabriano, e questo sicuramente è importante rispetto ovviamente a Johnson. Poi sta difendendo con la massa che si ritrova, riesce a occupare l'area, quindi è anche più difficile per i giocatori di Fabriano avvicinarsi a canestro, e avvicinarsi a canestro vuol dire avvicinarsi e scoccare dei tiri ad alta percentuale, quindi è l'uomo in questo momento determinante per Cantù. Non a caso il 18-11 è più 7, dovrebbe essere, se non vado errato, il massimo vantaggio, sto dando memoria, dell'incontro. È scaturito quando Damiano è entrato in campo e ha preso in mano veramente le redini sotto i rimbalzi e ha cominciato a prendere i rimbalzi e soprattutto a creare spazio, a creare fisicità sotto canestro. Lo ripetiamo, lo ripeteremo fino a noia, è lui l'uomo determinante quest'anno per Cantù. Cristiano Pazzi, pallone per lo zio Semais, va a tirare tutto sbilanciato per il palo dell'avversario. Due tiri liberi per lo zio Sem, che ha così la possibilità di muovere il suo tabellino. Rientra intanto Gattoni, dentro Massimo Gattoni, fuori il numero 14 Chris Porter. Fabriano Kessler gioca con due portatori di palla, Gattone e Roberto Nunez. Buono il primo di Sam Hines, 19-11 più 8 il punteggio, più 9 adesso quando mancano 2
e 21 al termine di questa prima frazione di gioco, con Fabriano che torna in attacco. Gattoni, marcato, è tornato a uomo intanto Cantù. Pallone per Turner, marcato da Damiano. Poi fuori per Nunez, prova il passo e tiro, va al tiro, va a tentare la tripla. Non gli riesce. Marcellino Damiano recupera il pallone. Storruk, Fazzi, e ora Fazzi ancora per l'uomo di pietra. Storruk che poi prova l'entrata, la dà a Sam Hines. Gioco 2 con Marcellino Damiano, 10 secondi da giocare. Marcello dall'angolo va a sbagliare e poi c'è il fallo fischiato su Sean Storruk, che è stato spostato irregolarmente. Sai che scoprirò l'acqua calda e chiedo scusa, ma è bello vedere giocare questi qua a pallacanestro, perché è proprio bello. E vedi soprattutto, al di là della bellezza esteriore di questa, del gioco di Cantù, è perché vedi proprio che questi si stanno divertendo a giocare a basket. Il passaggio di Hines verso Damiano, per esempio, poteva Hines, ma aveva tranquillamente la soluzione di andare in uno contro uno, invece ha avuto a cercare il compagno proprio per giocare. E questo è bello per Cantù, ma è bello per il basket, è bello per chi segue le partite dal vivo qua dal Palazzo Marpiarella e poi le segue poi in televisione il martedì sera. 22-11 più 11, siamo al massimo. Cantù ha doppiato gli avversari che ora provano a tornare in attacco, con Cantù che si è molto stretta in area. D'altronde ha capito che da tre non ci prendono molto gli avversari. Grande signore, grande passaggio di Buzzi Tarton per Marcello Damiano, e questo è davvero grande, grandissimo spettacolo. Cosa avevamo appena detto, l'abbiamo praticamente tirata questa cosa. Questo è basket, questo è il basket che tutti vorrebbero avere, al di là indipendentemente dal risultato. Da sola questa azione, non dico che vale il prezzo del biglietto, ma quasi quasi, siamo proprio vicini. È un'azione che vista così sembra facile, perché il pallone in lay-up, arriva il pallone schiacciato eccetera. Nella realtà alle spalle c'è un grandissimo lavoro, c'è una grandissima tecnica personale e soprattutto c'è la voglia di giocare a pallacanestro, e questa è veramente bella. Una grandissima strategia del gioco degli scacchi, tutte le pedine sono al posto giusto sulla scacchiera. E soprattutto sono pedine che sanno muovere, perché se ci mettiamo io e te, Paolo, queste cose non riusciremo mai a farle, nel senso che non abbiamo le mani d'oro, almeno nel mio caso, per servire palloni così al bacio. Comunque questa è la prima azione spettacolare di Cantù di questo campionato. Speriamo di vederne tante, ma onestamente sono sicuro che le vedremo parecchie. Fabriano che attacca ora, prova l'entrata Nunez, c'è il fallo di Cristiano Fazzi, giusta la chiamata arbitrale. Fazzi dice sì, è vero, l'ho commesso. Era in ritardo Cristiano. Applausi del pubblico per lui. Due tiri liberi per Roberto Nunez. Play guardia spagnolo. Buono il primo personale per Nunez. Primo punto per lui. Tanto Tabellini, Cantù a migliore marcatore in Thornton e in McCullough, 7 punti. Damiao 5 punti, 3 per lo zio, Sam Hines, 2 per Storruk. Dall'altra parte Hewlett 5 punti, Clark 4 punti. Cantù che ora gioca fino in fondo con Thornton a portare palla, Thornton fa fuori l'avversario e poi va come suo solito a ricamare l'ennesima poesia. Applausi a scena aperta, standing ovation, e sono passati solo 10 minuti. 26-12 più 14 Cantù, massimo vantaggio. Linea alla regia, ci risentiamo dopo break. Sportivi, secondo quarto del primo impegno di campionato. Campionato di Serie A1 di basket fra Oregon Scientific Cantù e Fabriano Basket. 26-12 per i padroni di casa. Cantù che ritorna sul parquet con il quintetto che ha chiuso i primi 10 minuti, ovvero l'uomo di pietra Sean Storruk, Cristiano Fazzi in cabina di regia, Marcellino Damiao, il signore degli anelli là sotto, le plance, poi lo zio Sam Hines e il poeta Buzzi Thornton. Dall'altra parte Fabriano che si è messo in difesa zona,
schiera intanto il tiro da tre punti che non va, schiera Gattoni, poi schiera Romagnoli appena entrato in campo, il numero 9 Jule De Andre ha fatto uscire Czarner, ha fatto rientrare il appunto De Andre, poi ancora Ira Clark e Roberto Nunez. Fabriano in attacco con Gattoni che va alla tripla e c'è il fischio del 24 secondi. E intanto ecco entrare in campo il Tall Black di Cantù, fuori Sean Storuk, applausi per questo ragazzo, Phil Jones, grande attesa per il Tall Black canturino. Abbiamo intanto la prima azione con Phil Jones che dà Cristiano Fazzi, poi Heinz, Jones è libero, Heinz prova l'entrata, viene stoppato. Pietro, la presentazione di Phil Jones. Bella questa, bella domanda. È un giocatore che era praticamente sconosciuto a tutti, non sicuramente un giocatore di fama internazionale, un giocatore che il duo delle meraviglie, Arrigoni e Sacripanti, è riuscito a vedere, l'hanno contattato, lui ha chiesto qualche giorno di tempo per pensarci, poi ha firmato il contratto ed è partito per andarsene a Indianapolis e ai mondiali. Indianapolis è stato uno dei protagonisti in assoluto, sia della Nuova Zelanda ma poi direi proprio in assoluto come giocatore. Ovviamente avrebbe potuto tranquillamente magari spuntare qualcosa o comunque cercare, intanto Heinz va a realizzare, cercare di prendere qualche dollaro in più. È stato un signore, ha detto io ho firmato un contratto, mantengo questo contratto, e qui con una cifra che diciamo nel mondo del basket potrebbe anche essere, come dire, risibile, potrebbe essere l'uomo in più per aprire le difese avversarie, anche perché come tiro ne ha. Intanto Marcelo Damiano sta facendo veramente un buon partitone, intanto c'è Heinz sulla linea di fondo, va a inventarsi un canestro, siamo 30-12 più 18. Paolo, so che è una cosa che non dovrei dire, però ormai è game over, Cantù è partita molto forte, ma soprattutto Fabriano mi sembra che non ci sia proprio questa sera. Io mi auguro che sia un inizio fuori forma, ma che questa squadra possa dire ben altro in questo campionato. Ancora una volta grande difesa. Sì, soprattutto grande difesa di Cantù, ma poi per riallacciarmi la cosa che stavi dicendo tu, sembra completamente in accento Fabriano, perché è la seconda azione, se non vado errato, consecutiva che perde la palla sui 24 secondi. Quindi vuol dire che quando si bloccano le due opzioni offensive principali, che sono Gattoni e Nunez, Fabriano veramente non riesce a esprimere, non riesce a trovare alternative. Guarda Marcelo, questo è il fisico. Fa commette passi perché vabbè, lasciamo perdere, però voglio dire, fisicamente ha aperto prima la strada due volte alle percussioni di Heinz. Questo è importante, sta per entrare in campo John Turner. Poi a fine partita vai tu a dire qualcosa a Turner, che è brutto con la fascetta nera in testa. No, più che altro è enorme ed è soprattutto tutto muscoli. Più 18, massimo vantaggio dell'incontro con Cristiano Fazzi che va a disturbare il portatore di palla praticamente tutto campo. Torno su Phil Jones. Phil Jones è un giocatore che Arrigoni e Sacripanti stavano osservando già da tre anni. L'unico dubbio, sapevano che era un buon giocatore, l'unico dubbio era sulla resa in un campionato importante. Mi ha confidato Pino, grande pallone intanto di Fazzi, grande pallone di Cristiano Fazzi là sotto per lo zio Sam Heinz, che va a realizzare, ottimo assist. Dicevo su Jones che Sacripanti mi ha confidato che quando l'hanno visto giocare alle Olimpiadi a Sydney tutti i dubbi si sono fugati, e così quando quest'anno c'è stata necessità di scegliere, giusta chiamata arbitrale, c'è stata necessità di scegliere giocatori comunitari, ricordiamo che Phil Jones pur essendo neozelandese ha un passaporto inglese, ecco che la carta
del Tall Black è stata giocata. Tanto cambio fuori lo zio Semais, dentro Storruk, fuori Marcellino Damiao e dentro McCallop. Dunque Pino Sacripanti, intanto applausi per Marcellino. Pino abbassa la squadra. Sì, Pino abbassa la squadra, cerca di giocare più in velocità, anche perché ha capito che sotto le planche, tolto Turner, Fabriano non ha delle grandissime opzioni, se vogliamo, difensive. Quindi adesso probabilmente ci sarà un gran gioco sul perimetro, un gran pallone sul perimetro. Vediamo un po' come gioca Cantù. Intanto tecnicamente mi sembra che Johnson stia facendo un po' quello che faceva Antonello, si mette negli angoli e cerca di stare sempre sul lato debole della palla in modo da avere il pallone. Le vediamo se poi questi è un gioco. Intanto c'è ancora Thornton che va a cercare spazio al centro dell'area, trova un fallo. Diciamo che Johnson sta facendo un po' il pendolo e adesso entra il mio amico Dangay. Grande esperienza quella di Dangay, fuori Pazzi, quindi si gioca con un playmaker. Pazzi che, lo ripetiamo, è un buonissimo giocatore, e adesso spazi a centro area ce ne saranno tanti, soprattutto per il pendolo di Johnson. Di Jones, perché Dangay ovviamente si muove molto con l'esperienza sotto canestro. McCallop sul pallone, rivede Phil Jones, pallone per Thornton all'angolo per Sean Storruk. L'uomo di pietra va a mettere il massimo vantaggio a più 19 con questa tripla dall'angolo. Aspetti che tirino tutti quanti, poi dopo Cantù trova Storruk che quando è libero non ci pensa su molto, va a cercare dei tiri facili ma importanti. Costretto a chiamare il time out coach Carmenati per parlare un po' su con i suoi di questa incapacità di trovare il canestro avversario. 16 punti in 15 minuti è davvero una media un po' bassina. No, soprattutto stava cercando di capire perché la palla deve sempre andare sul lato destro del campo, perché Fabriano tutte le opzioni offensive le aveva da quella parte e non c'era, o perlomeno c'era pochissimo movimento sotto canestro proprio per creare spazi e aperture. Dall'altra parte Cantù sta, a parte che ha una squadra che è collaudata, sta giocando dei giochi, sta cercando soprattutto di far integrare un po' tutti i giocatori. Intanto 9 Heinz, 7 McCallop, 9 Thornton per Cantù, con 5 di Storruk e 5 di Damiao, quindi vuol dire che tutto il quintetto, o comunque quasi tutto il quintetto, va a canestro, quindi non c'è un giocatore solo che fa canestro, ma c'è tutta una squadra che fa canestro. Questo in prospettiva sicuramente è una gran bella cosa. In campo anche Patrizio Riva, sì. In campo anche Patrizio Riva. Che comunque Pino non lo considera il decimo uomo, ma considera una pedina importante da inserire nei momenti, in ogni momento all'interno della partita, per dare fiato sia al quintetto ma anche per dare sostanza al gioco. Vediamo come si muove Patrizio. Cantù è a più 19, Turner va al tiro forzatissimo, rimbalzo Phil Jones, cede la palla a Jerry, dinamite pure a McCallop, chiama lo schema Jerry, è il 4 basso. Ancora McCallop, Storruk da 3 punti, non va. Rimbalzo di Phil Jones! Canestro e tiro libero supplementare. E Phil Jones dice, beh signori, mi presento, sono Phil Jones. A me stava venendo in mente una mega stupidata, visto che arriva dalla Nuova Zelanda, lì di fianco c'è un'isola molto grande, un continente che ha i canguri. Quel salto è proprio stato proprio un balzo da canguro, reattivo come pochi. 3 punti, questo è il primo impatto sull'uomo forse più, come dire, seguito, quello che ha avuto più attenzione, vuoi per proprio per quello che è successo a Indianapolis per Phil Jones. 38-16, siamo ancora al doppio. E poi non solo per quello che è successo a Indianapolis, ma anche per il fatto che comunque in una nazione in cui la palla ovale è quella che viene amata, idolatrata, è quella che viene seguita di più, farsi strada con la palla a specchi certo non è cosa da tutti i giorni. Siamo ancora indecisi io e Pietro
sul nome da dare a Phil Jones, c'era venuto in mente, anzi era venuto in mente a Pietro Luna Rossa, non so se lui però possa essere felice con l'America scappa alle porte essere chiamato Luna Rossa, visto che almeno sulla carta sarà nemico pubblico numero uno per la barca di New Zealand. Intanto ancora McCallop con Jones che si rimette all'angolo, esce dal blocco Patrizio, arriva a avvicinarsi, poi Jones non ci pensa due volte, la tripla di Finch! Mano in faccia, va a mettere una tripla morbida con la sua mano sinistra. Tanto dall'altra parte c'è una tabellata da parte di Nunez, 41-16, 4 minuti da giocare, partita già ampiamente conclusa, a meno che non succeda proprio dei cataclismi, dei terremoti incredibili, comunque la partita è finita. C'è proprio da guardare l'aspetto tecnico. Riva intanto fa fallo. Sì, Patrizio Riva dovrebbe essere il secondo fallo. Questo è lo scotto dell'esperienza, se vogliamo. Tanto cambio, dentro Johnson, fuori Storrock. A questo punto, nuova rivoluzione del quintetto di Sacripanti. 3:54, 41-16, sono due tiri liberi per Fabriano. Davvero mi sembra proprio ben poca cosa. Pensavamo tutti, non fosse è una squadra Fabriano che ha avuto dei problemi societari in estate, ha dei problemi ancora adesso, ha dei giocatori che sono ancora fuori condizione, stanno assemblando la squadra, però pensavo veramente che opponesse forse un pelino di più di resistenza a Cantù, invece Cantù sta proprio passando sopra come una schiaccia sassi, e questo sicuramente per il pubblico di Cantù è una gran bella cosa. Ancora Jones, pallone all'angolo per Jerry McCallop. Intanto notavo prima, quando c'erano i tiri liberi, come Jones molto diligentemente è andato a fare a cercare il taglia fuori. Pallone per Jonsen, intanto è entrato in campo Jonsen da due. Jonsen che ha una mano educata, come dicono quelli che parlano bene nel gergo cestistico. Tu mi insegni, Pietro. No, pensavo a Vanni di Pietra, scusa, niente, era una cosa mia. Tanto ancora va bene in attacco. Guarda la difesa di Cantù, come se chiusa Riccio per bloccare Turner, e come Fabriano faccia fatica a fare canestro. E Cantù faccia fatica a prendere a tirare giù il rimbalzo, però in questo caso. Sì, però alla fine è arrivato il fallo di Patrizio Riva, però sotto canestro c'erano un signore che ha 41 anni abbondanti, del Dangay, è un ragazzino che è Patrizio Riva, quindi non è una cosa, non sono sicuramente le prime due scelte sotto i rimbalzi per Cantù. 43-17, 3 minuti e 0-1 al termine, per arrivare così al giro di boa, per usare un termine che può essere caro sicuramente a Jones. Dicevo prima di Jones, molto diligentemente è andato a fare il taglia fuori sul tiro libero, anche se andava a tagliare un giocatore che era al di fuori della linea dei 6:25. Rimessa per Fabriano intanto ancora. Quindi un giocatore che ha molta voglia di far bene e che esegue sempre i compiti a lui assegnati. Tra l'altro mi raccontava il suo procuratore che Jones è un giocatore, uno stacanovista della pallacanestro. 3 secondi in area intanto, un gran confusione in attacco per Fabriano. Con Scarmenati avrà molto da lavorare secondo me per rivedere un po' gli schemi offensivi. Dicevo, Jones è una sorta di stacanovista della pallacanestro, perché è finito il campionato europei, va a fare il campionato anche in Nuova Zelanda, certo un campionato non professionistico. Intanto va a sbagliare Dangay da sotto, Fabriano può tornare in attacco, però di fatto Jones riposa 10 giorni all'anno, quest'anno poi ci sono messi anche i mondiali in cui ha ben figurato. Buon tiro intanto da parte di Clark, e fallo di Gattoni, terzo fallo là in attacco, cambio fuori Gattoni, dentro il numero 7, Luca Paleco. Oh, stavo guardando la discussione che c'era tra Gattoni e Carmenati. Te lo devo fare perché sennò non recuperiamo più
molto arrabbiato, è andato fuori Gay dentro da Miao. Due minuti. Adesso Sacripanti sta probabilmente cercando la rotazione degli uomini anche per tenerli, preservarli per due trasferte importanti, Reggio Calabria e Pesaro contro la Scavolini, che sono due partite sicuramente più difficili sulla carta di quello che potrebbe essere, di quella che è la partita con Fabriano. Arriva intanto Patrizio, intanto la palla in angolo per Phil Jones, fa il tiro, il pallone fuori, 1.42, adesso si gioca solo per tirare il quarantesimo. Eh sì, tiro di Clark non va, soluzioni troppo individuali in attacco per la formazione di Fabriano. Jonsen chiama palla sotto, la riceve, poi la da fuori, Riva, McCallum, si gioca sul perimetro adesso, Jones, Jonsen molto esterno, Jones cambia passo, entra con la mano sinistra, va a sbagliare sul mancino purissimo, avete visto che anche nel terzo tempo ha preferito scegliere la mano sinistra piuttosto che andare con la mano destra. McCallum, cosa non ha fatto Jerry? Cosa non ha fatto Jerry? Poi grande stoppata di Clark, tiro da tre punti, una mattonata, era lì libero. Adesso c'è un po' di confusione, ma Jerry ha regalato ancora momenti di spettacolo. Se veniva quel canestro veniva giù il pianella. Fatto sta che meno male che ci sono questi pezzi, questi sprazzi di classe, perché altrimenti ci sarebbe tra virgolette da annoiarsi, perché la partita ormai ha esaurito, credo Paolo, quello che poteva dire. Fabriano inconsistente, Cantù partita un po' come uno schiacciasassi, con degli sprazzi sicuramente di tecnica purissima. Quel pallone di McCallum non era sicuramente facile, voglio dire, non è una cosa che riesce un po' a tutti. Intanto proprio c'è Jerry McCallum in lunetta, 43-19, 35 secondi da giocare, si prende fiato e poi ci saranno questi due tiri liberi. La partita praticamente virtualmente chiusa e non siamo neanche alla fine del primo tempo. Eh sì, sicuramente merito di Cantù, che dimostra di essere comunque una squadra temibile per tutti, ma temo per gli amici di Fabriano che si stanno sentendo che questo risultato vada, i meriti e i demeriti vadano equamente divisi, perché Fabriano ci è sembrata veramente molto confusa soprattutto in fase offensiva, con ora riprova ad attaccare, 19 punti realizzati in 19 minuti, pallone fuori con la tripla sbagliata, poi solo Soletto va a sbagliare, vanno a sbagliare tutti, incredibile, errori veramente da mini basket, purtroppo hanno sbagliato un po' tutti. C'è la rimessa intanto per Cantù, Jerry McCallum, due secondi alla fine, nessun giocatore in doppia cifra, però abbiamo ben tre giocatori sopra gli 8 punti, e sono Thornton, sono Hines ed è McCallum. C'è l'infrazione di campo, quindi c'è la rimessa per Fabriano, solo un secondo per andare a tirare. Vediamo cosa succederà. Ecco il tiro che sbagliato da parte di Yule e Andre. Dunque 44-21, terzo quarto, Oregon Scientific Cantù 44, Fabriano Basket 21. Qualche tabellino di squadra dei primi tempi. Cantù ha tirato col 58% da due punti, col 44% 4 su 9 da 3, col 91% 10 su 11 i tiri liberi, 20 i rimbalzi conquistati, di cui 3 offensivi, 16 le palle recuperate, esattamente il doppio rispetto a quelle di Fabriano, 7 gli assist. Dall'altra parte Fabriano ha tirato col 27% da 2, 10% 1 su 10 da 3 punti, 6 su 9 nei tiri liberi. Intanto pallone per Storrock, che finta il tiro da 3, poi la da fuori per Sam Hines, l'entrata dall'angolo, Buzzi torto, non va. 21 rimbalzi conquistati da Fabriano, di cui 11
offensivi, 8 palle recuperate, soprattutto 14 perse. I quintetti in campo, la presentazione di Pietro Terrano. Non è cambiato nulla per Cantù, non è cambiato nulla praticamente per Fabriano. Adesso credo che Cantù cerchi proprio di trovare il gioco, nel vero senso della parola, essere proprio i passaggi e i giochi provati tante volte in allenamento. Quello sul tiro dall'angolo di Thornton sicuramente era la dimostrazione più lampante. Adesso Ice va al tiro, sbaglia ancora Ice, e siamo 0 su 2 in questa inizio di ripresa per Cantù al tiro. Ma proprio ci sarà probabilmente una ricerca proprio della perfezionare i meccanismi offensivi, visto che contro Fabriano in questo momento si può fare. Tanto guarda cosa ha combinato McCallum, schiaccione ovviamente non tanto spettacolare, siamo abituati a ben altro, però lo schiaccione a una mano ben ci sta, e questo è sempre bello da vedere. 8:39, 46-21, Paolo, partita ancora una volta ampiamente chiusa. Siamo 25 punti, sono davvero tanti, dati praticamente in un tempo. Sì, sono in effetti molti, moltissimi. Intanto abbiamo il primo giocatore in doppia cifra ed è Sam Hines con 11 punti. Pietro, ti richiamo al microfono per chiederti questo. Sam Hines è sembrato sia a me che a te inizialmente il giocatore più in ritardo, però intanto è il migliore marcatore di Cantù. Guarda che è quello che faceva l'anno scorso. Tu non lo vedevi, ti sembrava quasi svogliato, non ce ne voglia, sembrava quasi uno che non giocasse a pallacanestro, che fosse capitato lì per caso, gli ha detto vabbè, allora vieni a giocare. E poi alla fine scoprivi che era quello che aveva tanti rimbalzi, tanti palloni recuperati, tanti canestri realizzati. Lui era ed è uno dei principali terminali offensivi di Cantù. Questa sera sta facendo letteralmente il suo. Adesso vuole la uno contro uno, perché quando parte così, allora palla verso Jensen. Stanno proprio cercando i giochi, perché se Miles di solito in quella posizione vuole la uno contro uno e va in uno contro uno, invece ha visto il movimento sotto canestro di Johnson e ha cercato di servire per coinvolgere il pivot, e questo è importante perché vuol dire coinvolgere il quinto giocatore in campo. Gli altri quattro ormai si conoscono a memoria, e soprattutto per uno nuovo inserirlo appieno nel gioco è importante. Intanto c'è un tiro da tre punti di Fabriano che riapre, diciamo così, un pochettino la partita. 46-26, anche se riaprire è un termine un po', come dire, forzato, no? C'è da più 26 a più 20 per i ragazzi sacripanti, con fallo in attacco di Sam Hines che si è mosso un po' troppo platealmente. Per lo zio Sam è il primo fallo, secondo fallo di squadra in questo terzo quarto per Cantù. Cantù che ha lo starting five con Jerry Dinamite Pura, McCallum, il poeta Buzzi Thornton, l'uomo di pietra Sean Storrock, lo zio Sam Hines e Frederick, l'uomo venuto dal freddo Johnson sotto le placce. Tanto Fabriano che va al tiro e va a realizzare il tiro bello di Chris Porter, però secondo me si è un po' complicato la vita, che aveva molto più spazio libero per poter andare al tiro. Intanto c'è il fallo di Clark su Sean Storrock in entrata, messa per Cantù, secondo fallo per Clark, primo fallo di squadra, più 18 per i Sacripantis Boys. Sam Hines va a realizzare con Johnson pronto al tapin, più 26-55 da giocare. Io stavo guardando il movimento sotto canestro di Johnson, che ha cercato di creare spazio per questo gioco sulla rimessa, e poi Hines si è trovato con Turner, che è molto più alto di lui, però è riuscito lo stesso a far canestro. Intanto vediamo questa azione difensiva con Johnson, che ha le sue bei problemi a difendere su John Turner, il quale fisicamente sicuramente è abbastanza più grosso. Thornton, bello questo gioco di Clark. Clark è tecnicamente, scusatemi, atleticamente ha dato una buona dimostrazione di sé in questo momento. E Porter, che non è Harry Porter, ma è un'altra cosa, da altre punti. Anche perché, scusate, se interrompo, l'Harry Potter ce n'è uno ed è Pino Sacripanti.
Vabbè, dopo glielo vai a dire tu, eh. Ah, va bene. Più 17. Ma non c'è proprio problema su questa partita, anche perché Cantù sta, come dire, tirando, ha tirato un bel presto i remi in barca. E adesso c'è un mini parziale di Fabriano, 48-33. Ma davvero non dovrebbero proprio esserci problemi, anche perché se ci fosse qualche problema il Sacripante avrebbe già cambiato qualcosa l'equitetto, invece non lo sta facendo. È abbastanza cupo, però non ci sono problemi, anche perché è uno sprazzo di Fabriano. Johnson è dato uno contro uno, fallo su di lui. Facciamo, scusa se ti rubo il microfono, non occupiamoci per un secondo la partita, facciamo un po' di gossip. Questo Pino Sacripanti con il look nuovo, giacca quasi da sposo. L'anno scorso lui ci teneva, perché non lo dice, non lo ama dire, lo diciamo noi, un pochino scaramantico, e quindi solitamente quando andava in panchina tendeva a portarsi sempre i vestiti che aveva usato nelle partite vinte da Cantù. Quest'anno un nuovo look, come la vedi? Stagione nuova, stagione nuova, bisogna cambiare. Speriamo che ogni tanto ci sia qualcosa. Adesso c'è la giacca estiva, quindi va bene. Andiamo sui gossip. C'era Lombardi che aveva, come dire, andava semi panchina con una certa giacca abbastanza pesante. Sales addirittura ha fatto delle partite playoff estivi con la giacca invernale, quindi con un caldo pazzesco per queste cose scaramantiche. Ma io credo che Pino, al di là di tutti, come tutti, un po' di scaramanzia c'è, ma quello che vuol vedere è sicuramente la squadra che gioca in campo, è sicuramente la squadra che risponda sul campo a quello che vuole l'allenatore. Intanto abbiamo il primo sfondamento preso da Sean Storrock, classico sfondamento preso da Sean Storrock contro un avversario, contro Clark. Time out. Adesso Sacripanti sicuramente metterà probabilmente a posto alcuni meccanismi, e io credo che potrebbe entrare forse anche da Biao. Vediamo se ha, tra virgolette, paura di un rientro di Fabriano, mette Damiao, altrimenti va ancora con Johnson, perché ha bisogno di giocare in questa squadra. Intanto continua a parlare, perché ormai mi hanno caricato con la molla, quindi vado. Prima c'è stato un time out, non so se hai notato, c'è stato un piccolo time out in classe in campo da parte degli uomini di Cantù. Johnson era lontano, McCallum proprio l'ha chiamato con la mano come per dire vieni qui. Queste sono quelle piccole cose che servono e al giocatore nuovo per integrarsi nel quintetto, per fare gruppo, e questo è importante. E qui abbiamo invece la dimostrazione di quanto siano importanti gli allenatori. Adesso Pino non ce ne voglia, lui che passeggia e la squadra che sta facendo il time out. Questo è un segno che Sacripanti è arrabbiato. E ma un segno anche che evidentemente Pino ha chiamato il time out per bloccare un momento evidentemente negativo della partita. Ha detto quelle tre parole che servivano ai suoi, dopodiché forse per calmarsi si è messo a passeggiare a bordo campo. Anche perché i giocatori sanno esattamente che cosa devono fare, e quando non viene giusto è il compito dell'allenatore cambiare. Stesso fa canestro Cantù, vuol dire che Pino Sacripanti ha detto le tre parole giuste. Fallo su Johnson, peraltro l'importanza dell'allenatore sicuramente c'è il giorno della partita, ma l'allenatore è essenziale per preparare la squadra. Una volta che la squadra è preparata bene nel giorno della partita possono succedere mille cose, l'allenatore può esserci o non esserci, a volte può anche essere ininfluente. Non ce ne vogliono, ripeto, gli allenatori, ma è un dato di fatto, cioè Cantù è stata una grande squadra perché Pino l'ha portata al campionato preparata in modo giusto e intelligente, e ogni singola partita è stata preparata a tavolino prima, durante gli allenamenti, in modo intelligente. Poi si può fare poco, se la partita prende una certa piega l'allenatore può cercare di muovere qualche pedina, ma più di tanto il grosso è fatto. Vabbè, un po' come il maestro e il professore a scuola, no? Che ti insegna le cose, poi sei tu che devi studiare oppure no, sei tu che le devi capire oppure no. Questi sono uomini intelligenti, sanno giocare a pallacanestro, perché sicuramente sanno quasi tutti giocare a basket nel senso lato del termine, quindi
vuol dire che probabilmente basta veramente poco per dire a cosa mancava. Infatti guarda i recuperi, vedi cosa succede. Qua scivolato il pallone, è scivolato il pallone nettamente, probabilmente per il sudore. Tanto questo tiro potevano anche risparmiarci, non prendere neanche il ferro. Dicevo, al di là di quello, vuol dire che proprio un giro di vite sulla difesa e un giro di vite in attacco. E adesso vediamo che dovrebbero esserci proprio i giochi, vediamoli un po', perché poi per tutto l'anno ce li dobbiamo vedere. McCallop per Chotton, Sam Hines, palla in mano, lo zio si ferma, il tiro, l'errore, rimbalzo del più basso in campo, Jerry direttamente pure a McCallop a sbagliare, poi Jonsen prende il rimbalzo, stoppata, palla che carambola sulla testa di McCallop, c'è la rimessa per Fabriano. Io proseguo a disinteressarmi alla partita, a segnalare un paio di striscioni degli Eagles che mi sono piaciuti particolarmente. Uno è Future Sean, un po' a fare l'eco alla Future Show, all'esposizione del materiale tecnologico del futuro, perché Sean un po' ricorda il marziano sceso in terra. Future Sean ci sembra un bello slogan. E poi uno slogan anche per Cristiano Fazzi, questo gioco di parole, Fazzi sognare. L'abbiamo visto, uno dei tanti striscioni degli Eagles. 52-37, 15 punti di vantaggio con Fabriano che ha rimesso un po' di ordine in attacco, quindi è riuscita a segnare sicuramente di più. Cantù un po' più pasticciona anche lei in fase offensiva, e Jones che è entrato, sta per entrare in campo, così come Marcellino Damiao, che ha cambiato la fascia, ha messo una fascia, no, aveva la fascia bianca che prima, aveva nera, mi sembrava nera prima, bianca, nero era quella di Turner. Mi sono un po' distratto, ma va, Beccallo che intanto la palla per Cantù, ancora Jerry Beccallo, se vai fuori dalla linea dei 6-25, finta il tiro, poi va da 3, quando fa quel movimento con il piede avanti e poi il piede indietro, si alza nel cilindro giusto, quindi proprio in verticale perfetta, 99 volte su 100 sono da 3 punti, e in questo caso è una delle 99 volte su 100. Intanto Porter, mi sembra, insieme a Clark fisicamente, Porter è l'unico che ha qualche, come dire, sprazzo di orgoglio da parte di Fabriano. Intanto il cambio, dentro Jones, dentro Damiao, fuori, vediamo un po' Hines, forse sì. Hines e Johnson fuori dall'altra parte, fuori anche John Turner, quindi gioca con l'uomo possente sotto canestro Cantù, e dall'altra parte deve rispondere meno fisicità per Fabriano, visto che Turner è uscito. Intanto due tiri liberi per Porter. 55-37 il punteggio. Pianella che è bello pieno, d'altronde mai come quest'anno i tifosi hanno preso d'assalto i botteghini per farsi l'abbonamento, con 1600 abbonamenti, 400 abbonamenti più rispetto all'anno scorso, è davvero, davvero niente male. Ma d'altronde qui a Cantù si è capito che venire a vedere la pallacanestro è comunque sempre uno spettacolo. 55-39 più 16 per Cantù, con Fabriano che tenta di accorciare le distanze, di fare soprattutto di giocare, di ritrovare i suoi giochi. Jerry McCallough prova poi il tiro, Jerry non va, non c'è neanche il rimbalzo. Buona la difesa di Fabriano in questo caso, Cantù un qualche passaggio forse di troppo. Ritorno intanto sul discorso che Pietro Terragno, grande schiaccione
De Hewlett intanto dall'angolo 55-41. Dicevo che Sam Hines, anzi diceva che Terrano, Sam Hines ha un po' sempre quel gioco, intanto lo schiaccione a questa parte di Marcelino Damiao con il contropiede di Nunez, bloccato da in attacco, ma poi c'è lo fallo di sfondamento di Thornton, mi sembra primo fallo per Abuzzi. Quarto fallo di squadra, arbitri che comunque finora Pietro hanno arbitrato bene. Sì, 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 vabbè, anche perché non era una partita poi così difficile arbitrare. Io mi dà l'impressione che Cicoria sia un po', come dire, abbia pescato un po', e adesso arriva Borroni e compensa. Compensa, questa è la compensazione. Prima con Thornton Cicoria aveva boccato, adesso ha boccato un po' a Marcelo Damiao, perché non esiste che Gattoni faccia fallo e riesca a spostare Damiao, cioè è una, come se io e te ci vediamo a spostare un tiro, non ce la facciamo, magari solamente con i denti, no? Quindi proprio è un po' la compensazione. Diciamo che il terzo arbitro, comunque i tre arbitri, veramente mi stanno piacendo, perché danno garanzia proprio di sicurezza, di comunque di avere sei occhi a vedere quello che succede sotto canetto, che è sempre sempre molto importante ai fini proprio della partita. Thornton per Stonrook, Sean contro Roberto Nunez e la tripla di Buzzi non va, rimbalzone per i ragazzi con Stonrook che la cede nelle mani di Jerry Dinamite Pura McCallough, con Jones che continua a fare il pendolo là sotto. Jerry tanto che finta un'entrata, finta la seconda, poi va al tiro sbagliato, non riesce il tapin a Thornton, il rimbalzo fisico Clark. 57-41 più 16 a 22 secondi dalla fine di questo terzo quarto, con Fabriano che torna in avanti. Robert Nunez cerca ora il gioco sotto, il tiro e il canestro di Porter e Hewlett sono i migliori marcatori, 11 punti per Porter, 13 per Hewlett, 57-44 più 13 per Cantù. Fabriano, passetto per passetto, aria aperto se vogliamo in qualche modo la partita, ora sta a Cantù ritornare a giocare come ha fatto nei primi due quarti. Break per noi. Alla retina tripla intanto per Nunez e Marcelino Damiao. 59-47, 12 punti di vantaggio per Cantù, vantaggio che si è più che dimezzato in frazione di passi di Marcelino Damiao. Intanto in attacco, 9-19 da giocare, e Fabriano pian pianino, Pietro, facendo il compitino che può fare con una squadra dimezzata, sta recuperando su una Cantù che in effetti dimostra comunque di essere un po' in ritardo di condizione. Infatti era quello che stavo proprio pensando, Paolo, perché dà l'impressione proprio che sia quasi finita la benzina, o comunque sia proprio un problema, chiamiamolo così, fisico, perché i primi 20 minuti di Cantù erano esplosivi, questi non mi sembrano, questi 12 minuti, 11 minuti e mezzo della ripresa non mi sembra. Probabilmente Cantù ha un'autonomia ad alto livello solamente nei primi 20 minuti in questo periodo. Adesso vediamo Damiao come difende su Turner, canestro di Turner con Damiao che ha tentato di far abboccare gli arbitri, non c'è riuscito. Comunque Damiao è un giocatore dal quale veramente Cantù deve dipendere, perché con lui in campo sotto canestro riesce a tenere veramente botta. Tanto Storrock prova la percussione, ci sono
dei momenti in cui Cantù ha una grande fluidità di gioco, dei momenti in cui non sa esattamente cosa fare. Adesso vediamo se col cambio del playmaker, quindi Fazzi in campo al posto di McCallum, ci saranno più quelle geometrie in più che probabilmente vuole in questo momento Sacripanti. Cristiano apre per Phil Jones che va al tiro dei 7 metri, sbaglia. Il rimbalzo è di Marcellino Damiao e poi recuperato da Fabriano. Forse un tiro un po' troppo affrettato quello di Jones. Poteva giocare ancora, mancavano ancora 10 secondi per lo scadere del cronometro dei 24. In attacco Fabriano ha la possibilità di portarsi solo a 10 lunghezze, che è stata più 26 anche nel secondo quarto, alla fine del secondo quarto. Tiro da 3 punti sballatissimo questa volta. Cantù ha difeso bene. Cambio fuori Storro, dentro Frederick Johnson. Rimessa per Cantù, 7:38 da giocare, 61-49 il punteggio. Puzzi Thornton chiama lo schema. L'apertura per Phil Jones fa fuori l'avversario, va a prendersi un buon fallo là in mezzo all'area. Vediamo la decisione degli arbitri, ci sono due tiri liberi. Jones era già in terzo tempo. Intanto Puzzi che va a parlare sia con Jones che con Phil Jones. Due tiri liberi per Jones che si guarda in giro, non ho capito cosa stesse cercando. Corto il primo dalla lunetta, resta fermo a 8 punti segnati Phil Jones. Secondo tiro libero per il Tall Black di Cantù, buono, 9 punti per lui. Cantù che si porta a più 13 con Fabriano che ora ha la difficoltà di superare la difesa a metà campo di Cantù. Jonsen contro Clark, poi il tiro e il canestro di Ira Clark. E in effetti Pietro, Clark è sicuramente insieme a Hewlett e a Porter il giocatore che più sta facendo sudare Cantù. Ah, sicuro, intanto c'è un fallo sul Pazzi. In questo caso è stato anche un po' pollo Jonsen comunque, perché non poteva, l'unica possibilità che aveva in quel momento era quella di andare sulla linea di fondo, non l'ha chiusa bene e quindi è arrivato proprio, ha spinto Jonsen in avanti e poi è ritornato dietro col corpo e ha fatto un buon canestro. Ecco, qualcuno, qualche collega e amico che ha visto le amichevoli e gli allenamenti ha detto che Jonsen ha una bella mano in attacco, ha grande mobilità in area, forse è un po' leggero in difesa. Beh, lo si vede, si vede fisicamente, lo si vede, ma non è quello il problema è che si può benissimo giocare. Tanto c'è, ma tu dici di sì, io non l'ho visto questa decisione di Seghetti. Ti dice, se ci fosse fallo, certo i passi c'erano tutti. E comunque non è obbligatorio giocare con il pivot puro, il centro puro, quello che occupa spazio. Sicuramente che contro alcune squadre può servire avere una boa in attacco, però se giochi anche con Thornton e Johnson non è assolutamente detto che sei penalizzato in partenza. Tutto dipende poi dagli aiuti della rotazione dei compagni, le rotazioni difensive dei compagni, i quali ovviamente devono essere pronti, devono essere anche fisicamente in grado di farlo, e poi sono meccanismi che ci vogliono, ci vuole mesi per oliarli alla perfezione. Bisogna dare tempo. Io sono convinto che comunque Johnson, con il passare dei mesi, diciamo delle settimane per non dire dei mesi, secondo me Johnson diventerà una delle pedine importanti di Cantù. Adesso è troppo presto, per di là. Tanto c'è il quinto di Porter. Sicuramente, forse insieme a Clark, anzi direi con Clark, l'unico giocatore che può avere la sufficienza per Fabriano. 6:34, 6-2-5-1. 11 punti, ma partita già in cassaforte da una vita. 6:30 da giocare. Cristiano Fazzi porta avanti palla, la cede a Buzzi, Thornton prova l'entrata, Buzzi per Heinz, Jones, la tripla di Jones, si capiva che la metteva quando ha iniziato il movimento, molto tranquillo, molto sereno nel tiro Phil Jones.
più 14 Cantù, riescono a mettere un discreto margine fra sé e gli avversari. In avanti ora Fabriano, che ha perso il terminale offensivo più importante, uno dei terminali offensivi più importanti, ovvero Porter. Intanto c'è il fallo di Jonsen, quarto fallo per Jonsen, c'è il cambio dentro Gattoni, fuori il numero 12 Andrea Romagnoli. Rimessa per Fabriano, primo fallo di squadra per Cantù. Pallone sotto intanto con il movimento, con l'infrazione di passi del numero 10 Ira Clark. La perplessità di Pietro Terragno, che ha chiesto passi, in effetti io la condivido abbastanza, mi sembrava che avesse usato bene il piede per. Beh, io ho visto un fallo di Ice, se devo essere onesto, poi magari posso avere anche le travecole, però sono cose che possono capitare. Intanto vediamo questa azione d'attacco con Jones che arriva da un blocco, palla sulla posizione di post basso per Johnson, cerca un pallone difficile a Sam Ice, non riesce, allora contropiede di Fabriano. Questi erano passi tutta la vita di Nunes. 6-5-5-3, 5-26. Sì, come in effetti non c'era, come in effetti non c'erano quelli di Clark, questi in realtà c'erano. Time out quanto mai opportuno. Cose che capitano sicuramente. Bisogna considerare che siamo la prima giornata di campionato, quindi questo. Tanto arriva l'urlo del Pianella, che cerca e ha capito sicuramente che Cantù, che l'Oregon in questo momento è un po' in difficoltà, e cerca di sostenere i propri beniamini. 5-15, partita numericamente chiusa per Cantù, a più 12, anche se mancano 5 minuti, con Fabriano che tenta la percussione, arriva il fallo di Sam Hines, un aiuto arrivato in ritardo. Adesso con Storrock forse ci potrebbe essere la svolta difensiva, perché Cantù sta perdendo in questo momento in difesa. 6-5 Cantù, 5-3 Fabriano, due tiri liberi per Clark che finora ha segnato 10 punti. Sbaglia il primo personale Clark. 5-0-6, più 12 per Cantù, che è in campo con Fazzi, Thorson, Heinz, Storru e Phil Jones. Fazzi porta la palla, pallone per Storru, molto lontano dall'area. Thorson la tripla, non ci passa due volte, Puzzi! Thorson! 68-54, 14 punti di lunghezza. 4-46, di nuovo tutto il Pianella ad applaudire, ad incitare i ragazzi di Pino Sacripanti con il fallo fischiato ora Sam Hines per lo zio Sam, è il fallo numero 3. C'è solo Jonsen con 4 falli, nelle file di Cantù, dall'altra parte Gattoni con 4 falli. Rimessa per Fabriano, non ha ancora esaurito il bonus. 4-37, più 14 per i ragazzi. Che vuoi, devo dire qualcosa? No, quello che voglio no. Direi che Cantù sta riprendendo quel canestro di Thorson, ha tolto tanti problemi, ha messo in concesso che c'erano i problemi. Ecco, questa azione, l'ultima azione è quella di Turner con Storrug. Turner ha fatto più o meno lo stesso movimento che aveva fatto prima con Johnson, solo che Johnson ha perso la linea di fondo, Storrug non l'ha persa e soprattutto è arrivato l'aiuto difensivo puntuale che prima non era arrivato, e questo ha creato un po' la differenza, quindi facendo perdere il pallone a John Turner. 4-22, hai i punteggi, sì. 16 Hines, 14 Thorson dall'altra, 13 Hullet, 11 Porter che è fuori per 5 falli e 11 Clark. Più 14, 4-22. Ormai non c'è proprio problema. L'unico punto interrogativo in questo momento importante per Cantù Paolo è quello di avere quanta benzina c'è ancora nel serbatoio, ma a 4-22 riesci proprio a far
far uso di tutte le sostanze che puoi avere nel tuo DNA, nel tuo personaggio, nella tua persona, per sostanze ovviamente non prendetele come sostanze pensando a una parolaccia, intendo proprio dai tutte le tue energie riesci a buttarle in campo, quindi voglio dire dovrebbe essere una cosa abbastanza in discesa. Comunque con Fazzi mi sembra la squadra molto ordinata, molto molto puntigliosa. C'è, lo vedi che c'è, manca qualcosa per essere precisi e per essere perfetti, però sicuramente con Fazzi la squadra è molto molto ordinata, magari meno spettacolare, magari meno bella da vedere per chiamiamole così i puristi del basket, ma è molto più ordinata, molto più puntigliosa. Intanto Thornton 4 punti consecutivi, praticamente sta mettendo la parola fine. 6-9 a 5-4. Buzzi che va a realizzare anche il secondo. 16 punti realizzati a Buzzi Thornton. Grazie ancora a Carlo Torio che tiene i punteggi. 70-54 più 16 per Cantù, 4 e 10 da giocare. Difesa 2-3 segnala Pietro Terraneo con la bella difesa di Cristiano Fazzi. In effetti Pietro Fazzi è forse il giocatore che Pino voleva, cioè a Pino serviva più un Fazzi che un Uber, cioè un giocatore che si butta a testa bassa, entra e tira tanto. Ha bisogno di un uomo d'ordine. A Pino piacciono i playmaker, quelli capaci di tessere le trame di gioco e distribuire assist. A me dà l'impressione che la squadra quest'anno, l'Oregon, sia un po' più equilibrata dell'anno scorso nei suoi ruoli. Manca giocatore dal carisma come Antonello Riva, ma credo proprio che non se ne è accorto nessuno questa sera della mancanza di Antonello, pur con tutto il rispetto e il bene che possiamo vedere ad Antonello Riva. Mi sembra più equilibrata con giocatori giusti al posto giusto. Devono essere tutti bene, devono stare tutti bene, devono giocare, devono essere fisicamente a posto. Cioè qui c'è un giocatore che arriva da un infortunio, Fazzi, uno che arriva dagli mondiali di Indianapolis, quindi è probabile che sia anche in scarico. L'altro che ha avuto dei problemi al piede, alla pianta del piede ed è semis, quindi non c'è una squadra, come dire, perfetta in questo momento. Quando tutti saranno nella stessa condizione, io credo che proprio Cantù sia uno più equilibrato e soprattutto sia forse più bella dell'anno scorso da vedere. Facciamo spendiamo qualche parola anche per gli amici di Fabriano. Come l'hai vista tu? Secondo me gli manca evidentemente qualche uomo e ancora molto lavoro da fare negli schemi, soprattutto offensivi, nell'ordine mentale da avere quando si attacca una squadra avversaria. Ma Fabriano in questo momento, non lo dico certo io, l'hanno scritto da più parti, non è una squadra in questo momento, pur con tutto il rispetto che si può volere. È una formazione che ha delle buone individualità, Porter, Clark sicuramente non sono secondi nessuno, Turner non è un giocatore da sottovalutare, ci vuole del tempo. Poi per Fabriano l'importante poi è innanzitutto mettere a posto i problemi societari e poi potrebbe diventare una squadra sicuramente protagonista in quella fascia di campionato dove ci si gioca per la salvezza, dove Fabriano sicuramente non è secondo a nessuno, almeno sulla carta, quando avrà il giocatore al completo. Cristiano Fazzi intanto rallenta, allora una parolina anche per chi ancora non ha fatto l'abbonamento, c'è tempo fino alla partita casalinga con Siena, la tripla di St. Mines. Evidentemente vale la pena abbonarsi per vedere Cantù quest'anno. Vale la pena perché da spettacolo. E se a uno piace il basket, questi passi un po' strani, se vogliamo. Comunque, dicevo Paolo, balla bene perché in questo momento è sicuramente un buon investimento, nel senso che passi un sabato pomeriggio o una domenica sera a vedere delle partite di pallacanestro dove ti diverti, perché anche se non abbiamo visto tantissimi in quantità, abbiamo visto dei begli strati di gioco, non dimentichiamo quel canestro, quell'azione con un pallone tutto di prima battuta con canestro al volo di Marcelo Damiao, che da solo, l'abbiamo detto, l'abbiamo commentato, ma vale metà prezzo del biglietto. L'altra metà, vabbè, ce la siamo gustata con quello che si è visto, ma se Cantù è come l'anno scorso e i presupposti ci sono tutti, direi proprio che ci possiamo divertire. Poi i risultati possono venire o non venire, questo dipende da tante, come dire,
da tanti fattori, ma sicuramente è una squadra a cui è una squadra da vedere, una squadra a cui chi piace la pallacanestro, chi piace la pallacanestro è quasi obbligato a fare l'abbonamento, insomma. Infine una parolina sul campionato: stanno cambiando un po' i valori in campo, nel senso che le due bolognesi sembrano sulla carta aver fatto un passo indietro. Treviso resta sempre la squadra da battere, con Siena che si è rafforzata moltissimo. Siena del Tomico Atavan sicuramente sarà una delle protagoniste. Io non dimenticherei né Milano né Varese, perché sono le squadre che sono rafforzate di più e meglio. Ecco, Varese forse bisogna capire la convivenza Meneghin-Gorenz, se funziona. Ma io credo che è andata bene la convivenza tra Meneghin e Pozzecco, figurati. Quindi quelle, Roma mi sembra una squadra messa bene, equilibrata bene, quindi il campionato è un buon campionato. Poi ci può sempre essere la sorpresa, a questo punto potrebbe anche essere Fabriano in prospettiva, sicuramente. Ma questa è una cosa che poi lo scopriremo veramente a maggio. Comunque sicuramente in questo momento Treviso un pezzettino davanti a tutti, e poi dietro, subito dietro, Siena, che sarà la squadra che poi Cantù affronterà tra 15 giorni qua al Palasport Pianella, e lì saranno scintille, perché Siena per Cantù in questo momento è una delle avversarie storiche, e quindi poi è un'avversaria veramente da vedere, perché davvero ha pochi punti deboli. Siamo tornati a più 20, intanto che parliamo siamo tornati a più 20, quasi quasi senza accorgersene. Grande intanto Cristiano Fazzi, che va in contropiede a appoggiare, bravissimo Cristiano Fazzi, primi due punti per lui. In difesa ha fatto un gran lavoro, vuole il cambio. Vuole il cambio perché il ginocchio è andato su un po' malino, sembra. Vediamo un po', speriamo non ci sia niente di preoccupante. Però c'è proprio, vedi proprio che zoppica in questo momento. Questa è la brutta notizia fino a questo momento della partita. Questo sì, infatti non è per niente una bella notizia. Non è per niente una bella notizia, c'è il cambio intanto. Dentro Patrizio arriva, fuori Buzzitorto, dentro Jerry McCallo, fuori Cristiano Fazzi, che ha riportato una botta al ginocchio. Va a sedersi subito, borsa del ghiaccio per lui. Io mi allontano da Pietro, vado a vedere se riesco a recuperare qualcuno a fine partita. Patrizio Riva, l'entrata per Sean Stonrook. Sean, pallone per Jerry, prova il tiro Jerry, forzato. Poi Sam va a realizzare. 78-56, 24 secondi più 12 il punteggio, con tutto Pianella a saltare, il solito spettacolo del pubblico. Gattoni, la tripla di Gattoni non va, ma grande tapin, mamma mia, di Clark, che ha fatto vedere delle grandissime cose, ed è uno dei giocatori da cui Fabriano deve sicuramente ripartire. Canestro di Phil Jones, si chiude qui la prima partita del campionato per Cantù e per Fabriano. 80-58 il